Per quello che riguarda il caso Vannacci, non ho, come dire, una competenza specifica per pronunciarmi. Sull'uso dell'uranio impoverito, delle munizioni uranio impoverito nella guerra dei Balcani, è chiarissimo che c'è stata nel corso degli anni un'operazione per... questa operazione forse fa pensare a un qualche complotto, ma comunque c'è stata la tendenza a sottostimare il problema, in qualche modo a, come dire, soffocarlo, tra virgolette, a non parlarne troppo. Ecco, questo perché, come avete già ricordato e sicuramente avete fatto altrettanto nei giorni precedenti, i casi non sono pochi e non sono assolutamente trascurabili quando poi uno vada realmente a vedere il problema. Però si è semplicemente deciso di non parlarne perché le implicazioni politiche sono evidentemente molto, molto importanti, e lo sono anche alla luce, non è che voglio cambiare discorso, però lo sono anche alla luce del fatto che in molti paesi le munizioni a uranio impoverito non sono diverse dalle munizioni comuni. Questo non è cambiare argomento. Questo è andare sul tema, perché si continuano a usare, cioè il punto è anche che questa roba si continua a usare, e se ne è parlato anche per l'Ucraina, Fulvio. E come no, certo, e ci sono paesi che appunto non considerano le munizioni uranio impoverito niente di particolare e che quindi continuano, non so, a detenerle e anche a usarle. Poi, ecco, però caso... scusami Fulvio, perché ieri stavo citando la testimonianza di chi in Kosovo appunto è entrato in contatto con queste munizioni e con gli effetti ne ha contratto un tumore, si chiama Emerico Maria Laccetti, ed è stata riconosciuta causa di servizio, che ci raccontava che in realtà gli italiani non avevano alcuna protezione, gli altri sì, evidentemente nel trattare appunto queste munizioni, quindi evidentemente già si sapeva che potevano provocare dei rischi, solo che alcuni... per esempio gli italiani hanno pensato che si potesse correre il rischio così tranquillamente senza protezioni, che è una cosa francamente assurda, non lo so come la vedi Fulvio. Ma sì, lì bisogna andare a vedere le disposizioni, le condizioni operative sul terreno. Io sono stato in Kosovo, ma in altre aree, in altre zone, e quindi non so. Quello che è certo è che per venire a delle considerazioni più recenti, adesso che il Regno Unito ha deciso di rifornire l'Ucraina di armi, di munizioni a uranio impoverito, lo fa a ragion veduta, sapendo benissimo che cosa fa, cioè sapendo che queste non sono munizioni come le altre, e quindi non mi stupisce per niente che chi aveva fornito e utilizzato queste munizioni per primo avesse preso anche delle precauzioni per proteggersi, perché insomma sostenere che sono munizioni come tutte le altre è semplicemente insensato. Sì. Sono quelle cose un po' come le bombe a grappolo, no? Cioè, anche lì noi notiamo che c'è sempre questa discrasia morale, no? Da una parte sì, va bene, noi siamo i buoni che devono combattere, poi però le bombe a grappolo vanno bene, le munizioni a uranio impoverito vanno bene, anche se sarebbero da considerare, a mio avviso, come disse Carla Del Ponte a suo tempo, insomma, crimini di guerra. Io ritengo che siano degli ordigni, tra l'altro noi per esempio abbiamo firmato dei memorandum contro le bombe a grappolo, gli Stati Uniti e la Russia non l'hanno fatto, quindi no. Insomma, è evidente che ci sono elementi molto sporchi, no? Anche sul terreno in questi casi. Sì, assolutamente, ma non riguarda solo, stiamo parlando di un aspetto particolarmente cruento della questione, ma questo riguarda un po' tutto il cosiddetto ordine internazionale. Basta pensare anche alla famosa Corte Penale Internazionale dell'AIA, no? A cui per esempio l'Ucraina non aderisce, ma è ben felice che la Corte abbia messo sotto accusa Putin per la questione dei bambini, quindi idem come sopra gli Stati Uniti, certo. No? Cioè, anche la Russia, noi non crediamo anche la Russia, anche la Russia naturalmente,
ma voglio dire, noi non crediamo in una istituzione, però ci piace quando questa istituzione se la prende con i nostri avversari.